35 Gianluca Capitano col numero 37, Gabriele Gentile col numero 39, Domenico May col numero 36, Venanzio De Panfilis col numero 34, Carlo Buttarelli, poi col numero 13 Andrea Garavelli, col numero 16 Alberto Loddo. Partenza buona a tutti a disporsi in fila dietro il motorino. Si allunga la fila, intanto noi vediamo Fiamme Azzurre che ovviamente tenteranno il gioco di squadra, sono ben 5 elementi in questa finale del Keirin che darà e assegnerà tra qualche istante la maglia tricolore 1998. Dicevamo gioco di squadra per quanto riguarda la polizia penitenziaria, cercheranno di ingabbiare in qualche maniera l'elemento più pericoloso che è Roberto Chiappa, lo vediamo in terz'ultima posizione, l'agente del Corpo Forestale dello Stato, tallonato ovviamente da un altro della squadra delle Fiamme Azzurre. E tanto io vi ricordo che la sincronizzazione di queste immagini è dovuta alla collaborazione di Giampiero Minuzzo. Vediamo intanto che qualcuno si porta verso la balaustra, riscende, ancora siamo in piena tattica, ci si volta, si guarda la posizione degli altri, si va a cercare il posto migliore, sempre in terz'ultima ruota Roberto Chiappa, però come dicevamo prima controllato a vista dalle Fiamme Azzurre, 3 davanti e 2 dietro, a chiudere Venanzio De Panfilis col numero 36. Comincia ad aumentare leggermente l'andatura, tra qualche istante il Derni uscirà e si darà il via al duello vero e proprio. Ancora un giro, intanto vediamo che mutano le posizioni. Vediamo che Chiappa è risalito in seconda posizione, tutto il gruppo delle Fiamme Azzurre attorno a lui, mentre c'è qualche scaramuccia in fondo in coda al gruppo. Via il Derni, si parte immediatamente per questo sprint finale che vale la maglia tricolore 1998 e Alberto Loddo al comando, allunga decisamente. Alberto Loddo potrebbe essere veramente una grande sorpresa, nessuno riesce ancora a recuperare, vediamo Roberto Chiappa che si incarica di tirare il gruppo, ma Loddo insiste nella sua azione, un giro al termine, una ventina di metri di vantaggio rispetto al gruppo, ma Chiappa tira e sta riportando tutti proprio addosso ad Alberto Loddo della società ciclistica zoccolinese, ancora 10 metri di vantaggio per lui, curva che immette nell'addirittura ad arrivo, ma Roberto Chiappa, ecco, lo scavalca in questo momento, lo scavalcano anche gli altri componenti, quindi un testa a testa tra Roberto Chiappa, Gabriele Gentile, ma è Chiappa che vince davanti a Domenico May, Fiamme Azzurre, Gabriele Gentile in terza posizione. Complimenti a Roberto Chiappa per questa sua seconda maglia tricolore, vediamo l'esplosione di gioia di Chiappa, l'anno scorso aperto, privato di una medaglia d'argento sacrosanta, squalificato comunque ai mondiali di Perth. Poi l'incidente quest'anno in allenamento a Padova, una brutta caduta che lo ha escluso dal mondiale della velocità, ha partecipato solamente alla velocità olimpica e poi la brutta figura, ma convalescente di quella brutta caduta, lo possiamo anche perdonare, anche se avremmo voluto da lui, ecco, un primo piano per Roberto Chiappa che saluta il pubblico. Cerimonia di premiazione, Domenico May apre la fila, Roberto Chiappa, Gabriele Gentile, quest'anno alle spalle proprio di Roberto Chiappa nella prova della velocità. Ed ecco la consegna della maglia tricolore, Gabriele Gentile in terza posizione, Domenico May in seconda, consegna delle medaglie. Penultima giornata dei campionati italiani assoluti su pista. Ricordiamo il 20 settembre, velodromo Vigorelli, gran chiusura del Giro d'Italia delle piste.